Skyart HD partirà il 1° novembre alle 21.10 con una produzione originale che è Michelangelo del Cuore e la Pietra. Il canale sarà visibile per gli abbonati Sky HD su il 130 e il 400. Beh, è un canale che vuole raccontare l'energia e la vita che c'è nell'arte. Finalmente si sente parlare in un modo diverso, cioè si parla di quello che è importante nella nostra vita, nella nostra società, nel nostro futuro. Io partecipo a questo progetto che si chiama Street Art Contest, un talent show avente come argomento l'espressione artistica stradale, writing, stencil, affissioni, stickers. In Italia esistono due condizioni straordinarie per fare un canale del genere: sicuramente il paese più ricco di arte nel mondo e contemporaneamente è anche un paese che non aveva ancora un canale dedicato all'arte. Bisogna un po' ricostruire quello che è il passato con le persone più importanti, i personaggi straordinari che abbiamo avuto. Con un linguaggio, spero, nuovo. Le serate saranno serate tematiche. Il lunedì avremo le biografie dei grandi artisti, il martedì è dedicato all'art entertainment, cioè a quei programmi che mescolano l'approfondimento all'intrattenimento, il mercoledì è dedicato invece alla musica pop rock, avremo un documentario e un concerto, il giovedì invece è la giornata dedicata alla mostra della settimana e poi un documentario d'approfondimento che è legato alla mostra, il venerdì è invece il giorno dei grandi documentari, da documentario su Doors a film che hanno come soggetto gli artisti del loro lavoro. Sabato è dedicato invece un branded block vero e proprio dedicato alla musica classica, alla musica colta, con opera, concerti, balletto e danza contemporanea. La domenica invece è un contenitore aperto in cui inseriremo design, fotografia, arte contemporanea, videoarte. Senza dubbio non si pone dei limiti di genere, si pone dei limiti di qualità. Quello che si vedrà su Sky Art è sempre un prodotto di elevata qualità. Abbiamo quindi ritenuto assolutamente non rinviabile l'opportunità per Sky di entrare e costruire qualcosa che potesse diventare un punto di riferimento, un aggregatore, un acceleratore per il mondo dell'arte italiana e della cultura in generale. Noi siamo qui oggi in un momento importante per noi, che è il lancio di Sky Art HD. E vorremmo oggi raccontarvi un po' i perché e i motivi che ci hanno portato a questa scelta. Questo canale ha per noi un ruolo importante, intanto perché è un canale Sky. I canali che portano il nostro marchio sono poi pochi, no? Abbiamo Sky Sport, abbiamo Sky Cinema, TG24, il più recente è stato Sky 1. Abbiamo un impegno che evidentemente diventa definitivo. Siccome si chiama Sky, siccome parla di arte, in Italia è condannato ad essere di alta qualità. Ed è molto importante perché rappresenta, crediamo, una crescita di valore per i nostri abbonati, ma anche perché contribuisce a creare valore intorno ad un tema di cui in Italia si parla molto, ma poi non sempre si riesce ad agire con altrettanta coerenza. Il canale ha proprio nel suo DNA questa ricerca della vitalità e della gioia, della necessità dell'arte nella vita di tutti. È ovviamente un canale che ha molte anime, perché le discipline a cui ci vogliamo rivolgere sono molteplici e non vogliamo escludere niente. Stiamo acquisendo contenuti di altissima qualità dai canali che da anni fanno questo lavoro: BBC, Sky Arts, ovviamente, alcune cose di Arte, PBS, Sundance Channel. Però quello che vogliamo fare è non prendere dei modelli preesistenti, ma, come dire, tradurre e introdurre, anzi, una via Sky di raccontare l'arte. Pensiamo che il canale abbia un potenziale di rivolgersi a circa l'8% della popolazione italiana. Sono circa 4 milioni e 200 mila individui, un pubblico che cerca nella televisione, cerca la qualità, è un pubblico selettivo, un dato estremamente confortante perché ha una penetrazione più alta di circa 3 punti di quello che è la media di quelli che sono i nostri abbonati sulla popolazione italiana. Ci auspichiamo anche di attirare aziende, istituzioni, enti che con noi vorranno contribuire a riempire di contenuti questo canale. Noi siamo convinti che questa possa essere una piattaforma di sviluppo che potrà dare accesso
a chi l'arte la fa, ma soprattutto portare quest'arte ad un pubblico molto, molto vasto.